grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il vostro spirito. Oggi è una giornata importante per la comunità di Santa Croce, perché da ieri si è arricchita di un nuovo sacerdote, il nostro Don Andrea Arrigoni. Lo accogliamo con gioia in occasione della sua prima messa e diamo il benvenuto ai suoi familiari, la mamma Daniela, il papà Sergio, il fratello Lorenzo e la nonna Rita. Siamo felici, emozionati e grati al Signore per il dono che ha fatto alla sua famiglia, alla nostra comunità e alla Chiesa. Salutiamo e diamo il benvenuto anche ai rappresentanti della parrocchia di Sesto San Giovanni, dove per qualche tempo Don Andrea ha svolto il suo servizio, e a chi è venuto dalla parrocchia di Cassano Magnago. Qui Don Andrea è stato diacono e qui vivrà il suo ministero nei prossimi 5 anni. E ora insieme ci prepariamo a vivere la sua prima messa. Momento di grazia significativo e unico per te, Don Andrea, e per tutti noi. Ci disponiamo a iniziare questo grande ringraziamento che è l'Eucaristia con il canto del Gloria. Abbondanza di
dei tuoi doni. Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore, mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate colmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Al Vangelo, a pagina 11. Signore,
parroco che fa un pensierino, no? Lui comunque ce lo farà alla fine, ci dirà un po' quali sono le emozioni presenti nel suo cuore in questi giorni che veramente sono giorni straordinari, non solo per lui e per la sua famiglia, ma sono giorni straordinari anche per la nostra comunità di Santa Croce. Tutto questo cammino in cui l'abbiamo accompagnato, conosciuto, credo che siano giorni belli anche per la comunità sia di Cassano Magnago che di Senso San Giovanni, un po' per tutti gli amici che hanno conosciuto Andrea. E pensate che oggi ci sono anche i nostri bimbi, solitamente a questo momento i bimbi da 0-7 anni scappano via giù in cripta con i loro genitori. Ecco, oggi si fermano anche loro perché è proprio bello che insieme fare festa. Facciamo in modo particolare con la sua famiglia, con mamma Daniela, con papà Sergio, con il fratello Lorenzo, con la nonna Rita. Il nonno Guido e la nonna Laura sono a casa perché sono impediti a partecipare, faticano un po' troppo alla loro età. Ma però vorrei dire che festa è grande per tutti noi. Dobbiamo oggi sentirci veramente visitati dal Signore. Anche perché c'è una parola di Dio bella che ci accompagna oggi. Non so se avete prestato attenzione al brano di Isaia, questo profeta che era anche un poeta, che dice: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ti ho insegnato a camminare tenendoti per mano, ti ho preso e ti ho alzato fino alle guance per poterti dare un bacio. Ecco Andrea che cosa è capitato oggi per te. Dio ti ha voluto talmente bene che ti ha accompagnato, ti ha preso per mano, ti ha guardato con tenerezza, ti ha alzato fino al suo viso per poterti dare un bacio e ti ha detto: ti riservo per me. E tu hai risposto con quel bel salmo che abbiamo cantato insieme: eccomi Signore, sono a tua disposizione. Che dire di Don Andrea? Quando lui mi ha detto che bisognava fare la predica, dire due parole, ho pensato che una predica da soli non va mai bene. Anzi, mi sono ricordato di che cosa ha detto Papa Francesco ai 19 preti che ha ordinato il 26 aprile scorso a proposito di prediche. Lui ha detto che le vostre omelie non siano noiose, che le vostre omelie arrivino proprio al cuore della gente, perché escono dal vostro cuore, perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore. Il profumo della vostra vita sarà la testimonianza, perché l'esempio edifica, ma le parole senza esempio sono parole vuote, sono idee che non arrivano mai al cuore e addirittura fanno male, non fanno bene. Allora io ho pensato che devo farmi aiutare, perché qui a Santa Croce non è che conosciamo tutti bene la storia di Don Andrea, a dire il vero ci sono molti particolari che anch'io non conosco, perché l'abbiamo visto sempre bello sull'altare quando faceva il servizio nella liturgia con fratello Ferdinando che l'accompagnava proprio i primi anni che io sono arrivato qua. Vedevo questo bravo ragazzo attento in tutti questi momenti liturgici, proprio ho visto poi che quando prendeva la parola era sicuro, ho visto allegro e infaticabile quando ha dato la mano prima a padre Andrea, poi a padre Mattier, nell'oratorio feriale, quando li ha fatti qua. Insomma, ho visto che era un ragazzo già bravo, già arrivato, vuol dire quasi da mettere sull'altare. No? Ma allora io mi sono chiesto, ma che se è sempre stato così proprio Andrea? Allora, ho chiesto alla mamma Daniela, ma sapete un po', ma questo adesso Don Andrea, com'è che era? Sempre stato così sempre. E tu cosa ti porti oggi nel cuore? Proviamo ad ascoltare un attimo. Oggi qui ci sono tante persone che hanno conosciuto Andrea non solo da quando è nato, come ovviamente tutti i parenti, ma sin dall'asilo e poi gli elementari fino al liceo. Tanti amici, genitori e compagni di una lunga vita scolastica,
insegnanti. E poi ci sono le comunità che l'hanno accolto dopo la sua scelta. A tutti penso che Andrea debba qualcosa di quello che è diventato, perché Andrea ha il dono di saper scegliere il meglio e penso che in loro, che lo hanno incontrato da bambino, poi da adolescente e poi da uomo, con la loro presenza e il loro esempio, Andrea abbia trovato dei veri maestri di vita normale e per questo eccezionale. Don Lippio mi ha chiesto di parlare dell'Andrea normale. Andrea è un ragazzo talmente normale da essere eccezionale, perché un ragazzo normale per noi forse non è così normale per tante altre persone, ma so che chi lo conosce lo reputa un ragazzo normale. Cerco di spiegarvi, Andrea è sempre stato un bambino tranquillo, sereno, non un gran chiacchierone, per esempio cantava sempre quando era piccolo e qualsiasi cosa stesse facendo. Un bambino però che si faceva rispettare, amare e dava sempre molto rispetto e tanto amore. Aveva una fantasia sfrenata che prendeva forma nel disegno e in incredibili racconti e favole che poi trasformava in giochi e faceva con i suoi amici o in spettacoli teatrali. Lo so che dovrei raccontarvi il lato normale di Andrea, non solo in senso positivo, ma parto proprio da qui, dalla sua fantasia sfrenata, per parlare di qualche bravata di fantasia che ha fatto a 3 anni, perché a 3 anni Andrea va in giro e racconta che un giorno mamma e papà si sono dimenticati di lui all'asilo e non sono venuti a prenderlo. E quindi lui si è arrangiato, ha giocato un po', poi è andato in cucina, si è arrampicato su una sedia, ha trovato un pezzo di pane, ha mangiato, ha tirato giù un materassino, ha dormito e del resto cosa si può pretendere dei due genitori lavorodipendenti che facevano i turni per stare con lui, che se lo dimenticassero all'asilo. Per fortuna era fantasia. Grosse bravate che il nostro normale Andrea non ne ha fatte. Oh, se ne ha fatte, è stato bravo ad organizzarle, così non le abbiamo scoperte. Andrea era specialista in omissioni. Ho già detto che non è mai stato un grande chiacchierone, rispondeva se interrogato, maniera stringata, e si è messo alle strette. Le nostre domande tipiche, incalzanti dei genitori, dei figli adolescenti, rispondeva sempre alla domanda, ma non si dilungava mai nei dettagli. E così, per esempio, dopo che gli rubarono la bicicletta fuori da scuola, omise di dire che aveva preso l'altra disponibile in cantina, che venne ovviamente rubata il giorno stesso. Peccato che la bici in questione fosse di papà e fosse un regalo degli amici di sempre per i suoi 40 anni e che avesse per lui incalcolabile valore sentimentale. Se dopo il primo furto Andrea era furioso, dopo il secondo era rabbioso, ma era anche impaurito, terrorizzato dalla reazione di papà, tanto che toccò a me da far da ambasciatore e portar pena, e papà lo evitò per un giorno intero per evitare di strangolarlo. Altra fantasiosa omissione di Andrea, quando all'ultimo anno di liceo già meditava di entrare in seminario, ci disse che una volta al mese passava al weekend a Venegono, dove si preparava a fare domanda di ammissione, ma questo lo sapeva lui. A mamma e papà raccontava che il weekend a Venegono era organizzato dal seminario che ospitava gli studenti dell'ultimo anno del liceo per dei corsi di presentazione e orientamento alle diverse università italiane ed estere. Va bene, non ci voleva spaventare, perché qualche volta abbiamo anche ripreso. Era un membro della comunità di San Galdino, che fa servizio in Duomo, e faceva anche 2 o 3 messe ogni weekend, invece di andare a ballare con le ragazze. Ovviamente non ci vedevamo ancora.
però perdere bruciava sempre per poco tempo. Ha sempre ferito più di lingua che di spada, malgrado ironia della sorte, da bravo mancino gli fosse stato consigliato di fare scherma. Quando sento lo stile delle sue omelie, penso all'arciere e allo spadaccino, dritto al segno con un'irurgia chirurgica. Per finire vorrei dire una cosa a Andrea, che gli resti sempre impressa nel cuore e nella mente. Ieri con una cerimonia solenne sei entrato ufficialmente a far parte della grande famiglia cristiana che ti ha accolto il giorno del tuo battesimo attraverso la benedizione al fonte battesimale, e ieri ti ha accolto come uomo di chiesa. Questa è la tua grande famiglia. Noi restiamo sempre la tua piccola famiglia. Tuo fratello, papà e io ci saremo sempre per te, e per noi sarai sempre Andre, che 25 anni fa è rinato da circa 2 ore. Ieri l'arcivescovo Scola ti ha benedetto solennemente e ti ha unto con l'olio sacro. Oggi accetta lui le benedizioni della tua famiglia, perché tu sei dono. Io ho parlato di Andrea come so fare, del mio ragazzo semplice e complicatissimo allo stesso tempo, e di cui tutti, familiari, amici, siamo orgogliosi. Oggi la nostra Chiesa ci invita a riflettere sulla modalità, attestata fin dai primi secoli della Chiesa, di prendere la comunione con la mano. È la più antica e vuole mettere in rilievo un atteggiamento fondamentale, la responsabilità personale del fedele che si accosta alla comunione. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni di preghiera e rivolgiamo al Padre che è fonte di ogni misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la nostra Chiesa, aiuta, Signore, il nostro Papa Francesco nella sua opera di riforma, perché riesca a mettere la croce al centro della sua azione evangelizzatrice e missionaria, e il mondo possa così veramente volgere lo sguardo a colui che è stato trafitto. Ti preghiamo. Ascoltaci. Com'è il cuore del nostro Dio? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Signore,
Signore, continua a insegnarci ogni giorno a camminare, tenendoci per la mano. Ti preghiamo. Ascolta, Signore. Per tutti i novelli sacerdoti, grazie, Signore, per questi fratelli che con il tuo aiuto desiderano mettere generosamente la loro vita al servizio della comunità ecclesiale. Sostieni nel loro non facile compito. Il tuo Spirito faccia capire anche a noi, sino in fondo, questo dono prezioso, perché possiamo sostenerli concretamente nel loro ministero. Ti preghiamo. Ascoltaci, in particolare per il nostro Don Andrea. Vogliamo usare le stesse parole di San Paolo. Signore, accompagnalo, perché con la sua vita possa anche lui annunciare le impenetrabili ricchezze di Cristo e la libertà di accedere a Dio, che Gesù concede a tutti. Con tutto il cuore per lui ti preghiamo. Per i fratelli e le sorelle che non sono qui fisicamente perché malati e sofferenti, ma sono certamente in comunione di spirito con noi, confortali, sostienili e accompagnali, Signore. Ti preghiamo. Lo Spirito Santo, Padre, ci infiammi di quel fuoco che il Signore nostro Gesù Cristo ha riversato in terra dall'intimo del suo cuore e ha voluto che in noi divampasse per attrarci a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Secondo l'insegnamento del Signore, prima di presentare i doni all'altare, scambiatevi un segno di pace. Valigetta messa al campo con tutto l'occorrente per celebrare la messa. L'icona Madonna del Perpetuo Soccorso.
e con sempre crescente stima e affetto l'incamminarsi della tua vocazione. Una scelta che in modo evidente è diventata sempre più matura e determinata. Ti abbiamo ascoltato una settimana fa raccontarci così bene, in modo sentito e insieme semplice, non retorico, autentico, come si sente un giovane che sta per mettere tutta la sua esistenza nelle mani del Signore. Siamo a oggi, all'emozionante cerimonia di uomo ieri e ora alla tua prima messa qui con noi. Caro Don Andrea, chissà dove sarai chiamato e dove ti condurrà il Signore, ma sappiamo con certezza che sarà con te e che ti guiderà con il suo spirito. E sappiamo anche che farai, comunque, sempre parte della nostra comunità di Santa Croce e che la preghiera sarà il legame che ci terrà uniti. Per questo ti affidiamo con tutto il nostro affetto alla nostra bella Madonna del Perpetuo Soccorso, che da sempre vigila su di noi. Un grande abbraccio e buon cammino. La comunità stimatina e parrocchiale di Santa Croce. Pane e vino, segno del corpo e sangue di Cristo, nostra forza. E insieme cantiamo il canto a pagina 238. Thank you.
fratelli chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, amato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato dalla stessa Santa Santa. Yeah.
e santo, veramente benedetto sei tu, oh Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli. Se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità, da poter presentare a te per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio, quale sacramento di pura salvezza, per primo offrire se stesso come vittima, e comandò di presentarne l'offerta. Alla vigilia di partire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a messa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, si gettò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Che ora c'era dure con il vincolo di un amore sincero.
Padre, che l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Prima preghiamo, concludiamo questo momento di incontro col Signore e poi lasciamo spazio a qualche altra breve parola. Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore ci unisca, oh Dio, al Figlio che ci hai donato, perché animati dalla stessa carità sappiamo riconoscere nei nostri fratelli l'immagine di Cristo, che vive e regna dei secoli dei secoli. Ci possiamo sedere. Io rappresento la comunità che vive Ruba Don Andrea, la comunità pastorale San Maurizio di Cassano Magnago. Sono contento di essere qui a celebrare la sua prima messa e a ringraziare il Signore per il dono che abbiamo ricevuto tutti insieme, ma poi anche per il dono che siete voi, questa comunità parrocchiale che lo ha generato nella fede e ha sostenuto il suo cammino vocazionale, e poi anche in modo particolare ringraziare il Signore per la sua famiglia che mi è vicino e lo ha accompagnato. Penso, e vorrei anche fare gli auguri per il suo compleanno, penso che la mamma e il papà non avrebbero senz'altro pensato di essere a festeggiare il 25esimo anno di Don Andrea così, in questo modo. E sono le sorprese del Signore, ce ne saranno tante altre, perché noi non sappiamo il Signore cosa ci riserva per il futuro, ma se siamo col cuore aperto troveremo senz'altro tante altre belle sorprese. Ho visto anche che Don Andrea ha imparato delle cose un po' segrete questa messa. Ho visto anche che in questa comunità è riuscito a fare, imparato a fare una cosa che noi a Cassano non siamo riusciti ancora a fare, non so se riuscirà Don Andrea, ma addirittura nel corso dell'assemblea liturgica far rispondere anche ai tuoni all'invito alla preghiera, ascoltaci Signore. Abbiamo sentito anche questa potenza dal cielo che si è unita alla nostra preghiera, quindi mi raccomando di continuare su questa strada. Cosa devo dire della nostra comunità? Perché forse siete un po' curiosi. Velocemente dico questo. È una comunità che sa amare i suoi sacerdoti. Ecco, ha tante altre cose, però sappiate questo, ve lo dico come responsabile, come parroco, che da un po' di anni ha sperimentato questo, è una comunità che ama i sacerdoti che dal Signore sono mandati. Qualche volta li critica, qualche volta magari li contesta un po', non sembra, ma questo è normale, anzi, e questo deriva dal fatto che anche una comunità che si aspetta tanto dai sacerdoti, e si aspetta esigente da questo punto di vista, ma è questo perché ci tiene e vuole essere aiutata anche a crescere con la presenza del ministero sacerdotale. E poi una comunità dove c'è un presbiterio che cerca di essere un po' anche una famiglia e quindi vuole, Don Andrea lo conosce già, lo conosce bene, e però spera di essere così anche per Don Andrea, ecco, un aiuto. Abbiamo sentito la mamma dire che non è chiacchierone. Ecco, io dico questo a Don Andrea, certo la vita sacerdotale come la vita di tutti noi ha dei momenti anche difficili, ha dei momenti magari anche di prova, in questo è importante anche aprire il cuore, dire le cose, confidare anche in quella famiglia che è la famiglia del presbiterio, la famiglia dei sacerdoti che compongono un presbiterio. Abbiamo la fortuna anche di avere, usiamo questa espressione un po' familiare, termino con questa immagine, di avere anche nel nostro presbiterio dei presbiteri che potrebbero essere non tanto fratelli di Don Andrea, non tanto genitori, ma nonni di Don Andrea, e sono dei nonni speciali. Uno è spassionatamente, sviscerallente juventino, e in questi giorni è un po' depresso, ma si tira su l'animo lo stesso, e
segnato nel territorio della sua parrocchia, perché Monsignor Ferrari, che è vescovo che è ormai di da noi da diversi anni, la parrocchia Nereo Pirineo, se non sbaglio, è confinante con voi. Quindi perché dico questo? Perché in fondo, vedete, ci si ritrova a casa. Il Signore opera questi percorsi strani, misteriosi, ma molto belli, che ci fa sempre ritrovare. E abbiamo sempre una casa, grazie al Signore. E vogliamo che, e speriamo che sia sempre così anche per Don Andrea. Grazie per la gioia che ci avete donato in questa domenica.
riceviamo la benedizione del Signore, a cui oggi è annessa anche un dono, è annesso un dono di grazia, il dono dell'indulgenza, che è frutto della misericordia per tutti voi che avete partecipato a questa messa. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.